grande soddisfazione perché l'immobile è bello, era appena stato ristrutturato, quindi un ringraziamento a Vandaferro come amministrazione provinciale che ci ha dato gratuitamente questo spazio che oggi è stato allestito con maggior cura rispetto anche a quando è stato aperto nel 2011, che era già una cosa positiva, oggi lo è diventato ancora di più. Ma poi mi ha fatto piacere vedere anche tanti appassionati della musica che negli anni 70-80, ricordo, avevano dei cosiddetti complessi che suonavano, quindi li ho rivisti tutti qui stasera. E poi ricordare attraverso questi manifesti e dischi in vinile quella grande, grande epoca della musica internazionale che sono stati gli anni 80. Ancora oggi i giovani ascoltano volentieri quella musica che è stata prodotta negli anni 80, che significa che è una musica che non verrà mai dimenticata. Era troppo bella, troppo particolare rispetto a quella che oggi viene normalmente realizzata. È importante in un momento in cui il nostro centro storico ha avuto una grande crisi, soprattutto dal punto di vista commerciale, dovuta anche a un fenomeno economico, e noi stiamo cercando attraverso questi spazi, ce ne aggiungeranno a questi altri, l'ex Stack, le Gallerie del San Giovanni, lo stesso San Giovanni che dovrà essere rivisitato nella sua attività, perché non vogliamo diventare un doppione del Marca, quindi dovrà essere utilizzata anche per altro. E poi a Palazzo Fazze, un altro spazio che ci è stato donato dalla Regione, che sarà ultimato con i lavori, quindi una dotazione di spazi importanti per fare cultura. Specialmente i giovani, speriamo che siano appassionati come lo siamo stati noi della nostra generazione, e che possano venire qui ad ascoltare tanta bella musica, che questo museo nasce per loro, è a loro disposizione. E niente, speriamo che la città di Catanzaro possa fare un ulteriore passo di qualità, salto di qualità, grazie a questo museo che noi abbiamo umilmente allestito per i nostri concittadini e i corregionali calabresi.